tutta la questione non è sulla corruzione per l'illecito sportivo in sé, ma riguarda anche, e lo dice la stessa sentenza, tutto il problema del calcio scommesse. La esiguità ridicola della somma di fronte a una importanza talmente grande quale quella della Serie B, già di per sé smonta qualsiasi illazione al riguardo. L'altra questione importante è stata sottolineata, è che il risultato o l'andamento della gara non è stato alterato. E su questo mi pare che neppure la Procura abbia detto granché. Questo è importante poi per alcune conseguenze che fra un attimo dirò. Non solo, ma non c'è stata alterazione neppure della classifica. E allora qui non solo non c'è certezza, non solo c'è non c'è probabilità sui fatti contestati soprattutto al presidente Cambitelli, ma ci si limita, poi questa è la risultante, ci si limita all'elemento di un semplice sospetto. Qui c'è stato il sospetto, per cui il sospetto diviene il fondamento dell'attribuzione della responsabilità diretta al presidente Cambitelli. Io non vorrei che la Procura federale iniziasse una nuova indagine sul presidente Cambitelli per accertare la sua appartenenza alla etnia Sinti dei Casamonica, visto che sono pure loro abruzzesi e della zona di Teramo. Assoluzione completa sulla responsabilità diretta. Al giudizio della Corte sulla responsabilità oggettiva, con tutte le importantissime precisazioni che ha fatto prima l'avvocato Chiacchio, cancellazione completa della responsabilità presunta, cancellazione completa delle aggravanti. In sostanza, il Teramo chiede di essere riammesso in Serie B, con eventuali pene accessorie e quant'altro riterrete, perché questo è il risultato conseguito sul campo.